Cari pellegrini, finalmente il 1º maggio possiamo ritornare al santuario con il nostro pellegrinaggio, con il nostro presentare a Dio Trinità la nostra vita, le nostre preoccupazioni, i favori, le grazie che vogliamo chiedere. Ed è bello ritrovarci, però ecco, teniamo presente che stiamo ancora sotto la pandemia, pertanto ecco, si chiede a tutti quanti noi, a tutti i pellegrini, di stare attenti con le distanze, con la mascherina, per poter, ecco, fare il pellegrinaggio nella maniera più serena possibile, utile per tutti. Certamente le difficoltà le possiamo incontrare, ecco, adesso stiamo in zona gialla, ci è permesso, però cerchiamo di rispettare sempre le varie normative. Certamente come pellegrini, ecco, dobbiamo aiutarci per far sì che tutti abbiano la possibilità di poter venire al santuario per passare davanti a quella sacra immagine. Ripeto, la responsabilità, il bene personale, il bene di tutti. Siamo certi che la Santissima Trinità ci aiuterà durante quest'anno per poter veramente vivere con intensità il nostro pellegrinaggio. E diciamo grazie alla Santissima Trinità e diciamo ecco una preghiera a Dio Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, allora è un'occasione importante la riapertura del santuario. L'anno scorso l'abbiamo fatto il 15 giugno, quest'anno le normative ci consentono di farlo prima, anche la Regione Lazio si è adeguata alle normative nazionali, non ci sarà una determinazione regionale, un'ordinanza regionale. Quindi ecco, questa fiducia che il governo ci ha dato manteniamola, rispettiamo tutte le norme igienico-sanitarie che sono fondamentali. È una preoccupazione in più per tutti i nostri amici, per tutte le persone che vivono, lavorano al santuario, per chi vuole visitare il santuario della Trinità. Sarà importante quindi mantenere tutti gli obblighi sanitari. Mi telefonate in tanti, come a Don Alberto, che poi riprenderà la parola per il discorso dei pellegrinaggi e tutto. Cerchiamo un attimino di aspettare anche il fine pandemia o vedere, si parla dell'emergenza sanitaria a fine 31 luglio, speriamo che non sia prorogata. Cerchiamo di guardare bene sul DPCM quali sono le possibilità che ci danno, ovviamente all'alternanza anche dei colori, ecco, zona gialla. La zona gialla significa che il santuario resterà aperto ovviamente con questo mantenimento di ordine. Speriamo che sia tale, dobbiamo essere bravi noi tutti a far mantenere questa zona gialla e che non cambi i colori in peggio, quindi auguriamocelo tutti. Vi prego, ecco, in particolare cercate di rispettare le norme, di non venire comunque e dire io vado comunque, io salgo al santuario. Bisogna venirci sì con tanta fede, con tanta devozione, ma anche adesso con tanto rispetto per tutti. Cerchiamo di mantenere le distanze, di lavarci spesso le mani, di utilizzare la mascherina a distanze superiori e inferiori di 1 metro e cercare insomma che il santuario, la fortuna è che comunque è un luogo all'aperto, la maggior parte tranne l'accoglimento all'interno del santuario dove ben Don Alberto ha pensato di mettere distanziate le persone, per il resto insomma ecco, possiamo vivere il nostro santuario in tranquillità, sperando ecco, nella nostra condizione, la cognizione, di mantenere tutto quello che è necessario. Io vi ringrazio tanto, ma è importante per tutti, ecco, stiamo tutti sulla stessa intesa e seguite i comunicati ufficiali che vi faranno il rettore del santuario ed il sindaco. Non andate appresso ad altre notizie, ad altre storie, mi hanno detto, hanno telefonato. Noi comunque perentoriamente faremo delle comunicazioni video e anche messaggi per iscritto. Seguite il canale ufficiale del comune, della Santissima Trinità, della Confraternita della Santissima Trinità. Sono i canali privilegiati dove noi parliamo in prima persona. Ecco, quindi seguite attentamente quello che vi diciamo e saremo sicuri, insomma, che anche con il vostro apprendimento su quello che stiamo dicendo, manterremo sicuramente il santuario sempre aperto e miglioreranno sempre più le condizioni. Quindi attenzione e cerchiamo di far visitare a tutti la Santissima Trinità perché ce n'è bisogno. In questo momento particolare di sfiducia generale, il santuario ci aiuta a ripartire, ci dà un punto fermo nella nostra vita. Teniamo aperto il santuario, cerchiamo di farlo con il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti. Grazie.
Bene, ecco, per i responsabili delle compagnie avremo modo, ecco, di incontrarci il 9 maggio nella chiesa di San Biagio alle ore 15 per dialogare un po' insieme, per vedere cosa possiamo fare per quanto riguarda i pellegrinaggi. Teniamo presente che c'è il coprifuoco dalle 10 alle 5 della mattina, quindi dobbiamo un po' interrogarci e aiutarci nel poter fare i pellegrinaggi, però tenendo sempre presente le limitazioni che ci sono. E quel giorno, ecco, sarà l'occasione per ritrovarci, per parlare un po' della vita del santuario, anche come è andato lo scorso anno, e per aiutarci anche a programmare questo nuovo anno, per far sì che il santuario, grazie soprattutto a voi, possa diventare sempre più un luogo bello, un luogo dove si respira la fede, un luogo dove si respira la fraternità. Ecco, vi do la benedizione perché la Santissima Trinità possa veramente accompagnarci sempre in questo nostro cammino. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La Santissima Trinità vi benedica, vi protegga, vi accompagni nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona serata. Buona serata a tutti. Arrivederci.